Bombe, non è mica devo avere i diritti. Ricevuto, fate rientro per le pratiche d'arresto? Sì, sì, facciamo rientro, volevo la della politica. K. Ah, boh, raga, due arresti, oh, cioè tre arresti, oh. Quello è una cosa che si mette su Residence, lollo, è una cosa che si modifica su Fire Resident. È irregolare? Aspetta, abbiamo un problema col collega qua. Vabbè, poi ci penso io, tranquillamente. In che senso? Possiamo andare? Sì. Poi ci penso io. No, no, devi averlo modificato, Lollo. Si trova su GTA 5 Mods, lo trovi comunque. Dai, oggi comunque è un bel po' di arresti. Siamo, oggi... O no? Oh no, raga, un bel po' di arresti oggi. No, oggi, aspetta, ok, ci sono. Poi si sente uscito. No, no, ma si trovano pure, però, se cerchi, eh. Questo l'ho fatto io, c'era, quanto è modificato. Quanto costa il tuo PC? Quanto costa? Oddio, quando l'avevo fatto all'epoca... 1.500, perché me lo sono assemblato io, quindi qualcosina sono andato anche a risparmiare. 1.500, però è vecchio, eh. Però se ci spendi bene verso le 9. Successo prima della live? Che cosa, Ale? Non ho capito. Che cosa, collega? Dico, ho partecipato all'operazione, c'è stata poc'anzi, giusto? Eh sì sì, Oggi giornata, sì, giornata. Sì, diciamo che l'ho fatto io l'arresto. Quello di quello dentro, sì sì. Ah, ma quello la sputava, non so che cosa. La chat. Ah, niente. La chat, hanno mandato i bot, vabbè, lo fanno sempre. Aspetta che gli apriamo le porte. Mettiamo qua. Sì, mettetevi. Va bene quello. Ma questo è rientrato. E ma chi? Vieni qua. Stai fermo. Oh, ferma, ehi, ehi. Stai fermo. Andiamo, che vuoi fare? Oh, ti stai fermo o no? Sto fermo, ahia. Ti stai fermo? Ok. Va bene, manco camminare posso fare. Alzati in piedi, ti alzi? Ti alzi? Vai via tu, portami via. No, fermi. Ti alzi? No, fa il furbo. Ma arrivano due colleghi e lo dobbiamo portare a Cicciolo. Ma perché? Che sta a fare? Sta a fare resistenza ancora? Quello. Sì, questo qua non vuole camminare, fa non si vuole alzare. Non mi interessa, alzi, forse in piedi. Spontanea volontà o ce la faccio entrare io? Ma le gambe. Dai, alziamolo, andiamo. Andiamo, forza. Ma l'altro invece dove sta? L'altro? La macchina ancora. Non c'era un altro? Sì, sì, sta in macchina. No, non so. Ok, faccio lo scendere. Stai però la portiera? Abbiamo fermato questi soggetti e hanno aperto il fuoco contro la polizia. E hanno fatto una fuga. Poi li abbiamo beccati sulla diramazione nord. Ma che fa? Mi chiudo lo sportello? No, è aperto. No, il criminale, sta no, facendo. No, sta scendere. Guarda, chi è che è esploso?
Alfa 14. Oddio, collega, perdonami. Dai, spari in zona. Va bene, allora l'Alfa 14 comunque continua. Non lo so, che vuol fare? Solo io ho visto un calcio da parte della gente contro il soggetto. Dicevo, no, c'è una moto, non abbiamo più un Miller. Ecco, è uscito. Continua a girare in zona. Yeah, mo, ti apro le porte. Questo si chiama picchiaggio. No, no, Mattia, non hanno picchiato. Guidami che non so io. Vieni. Vieni di qua. Vieni. Vieni. Allora, vedi dove lo vuoi mettere. Va bene, va bene. Dai, vai, mettilo qua. Carabiniere Mike, se succede qualcosa... Sì, certo. No, ero... La faccio contro il muro, per quello. Placcato. Carabiniere. Dimmi. Si può aprire anche una porta della cella che entriamo a prendere il nominativo di questo? Sì, un attimo. Grazie. Vai. Posso chiudere? No, posso chiudere? Vabbè, tanto ci siamo. Vai. Perché danno più avanti? Sono qua. Chiudi. E qui si esce dopo lo smanecchiamo. Va bene, Ale, va bene. Dove stanno i ragazzi del rosso? Mi sa di qua. Insomma, mi sa che sono usciti. Allora, state un attimo qua. Sì. Allora, io c'ho la roba carabinieri sequestrata. Di là che stanno i colleghi qua. Carabinieri. Minu, che c'è? C'è fame? Carabinieri. Dimmi, collega, scusami. Venga un attimo. Attimo la porta. Ah, le devo aprire la porta? Qua sì. Vai, tenete il trappo. Prego. Vada. Dica, posso chiudere? Sì, però prima, chi è che l'ha perquisito il ragazzo prima di noi? Io ho perquisito quell'altro che stava di qua. L'altro non so chi l'ha perquisito. Ci sono. Però c'ho tutta la roba io sequestrata del... No, perché mi serve la roba trovata su di lui. Quell'altro aveva una beretta e un macete. Faccio una cosa, la roba che c'era. Sì, certo. Non ho più altro che prendere le matricole, così non lo sto sempre a chiamare. Sono lo stronzo di turno di oggi. Ah. Me le togli tu queste manette, frattate, prego. Ah? Aspetta che ti passo pure il macete. Sì. Aveva colpi? Notte pazzo. Sì, a domani. Ciao, caro, buonanotte, chi va? Solo i colpi che aveva lui, eh. Sì, ti passo i colpi che gli ho sequestrato. Perfetto, grazie. E poi c'aveva la radio e il telefono. Ti posso pure la radio e il telefono? Allora, la radio e il telefono stanno qua. Vi passo pure qua. Mi si sta a bloccare il mondo. Connessione di merda. Ui, ciao pazzo, come? Ciao, Diego. Ok, aspetta. No, l'ho passato a Razor. Nacci, ha sbagliato. Vabbè, c'è il telefono lui. Collega, gli passi il telefono. Un attimo, aspetta, prendi il telefono. Secondo, dov'è il mio? Non li confondo. Vabbè. L'ho passato tutto, tranne il telefono, vabbè. Ma? Un attimo, dai.
Chi è che sta sparando? Aprite l'acqua al volo, no? Aprite, aprite. Yeah. La 774 si ferma al civico 368 per rimuovere un veicolo che sta ostruendo la terra. L'ha puntato, dove sta? Deve arrivare. Aspetta, deve arrivare. Ma allora, chi è che sta sparando fuori? Scusate, ragazzi. Come? Uh-huh. Chi è che sta aprendo il fuoco? Hanno sparato, fuori? Ragazzi, fuori, fate attenzione. Allora, andiamo a controllare. Appena arriva l'appuntato, ho parlato con un ragazzo del ROS, mi ha detto un comandante, concludete voi con denunce, noi siamo in zona per sicurezza. Ah, ok, va bene. Deve concludere tanto. Noi rimaniamo dentro per la denuncia all'altro commissario. Va bene. Va bene, perfetto, ci pensiamo noi allora. No, sto parlando con i miei colleghi della polizia. Forse mi sento. Ma non va. Faccio un attimo posto di niente, devo subito. Allora. Dopo salvate la divisa della norma o però sul borsone? Sì, sì, sì. No, l'ha puntato, penso che deve arrivare un attimo. No, era qua. E allora non so dove sta. Non trovo il server su 5M. Guarda, il server diventa. Ma voi quanto siete arrivati quando lo stavano ancora inseguendo? Quanto era? Allora, noi siamo arrivati quando stavano inseguendo. Abbiamo sentito i spari. Siamo arrivati quando i due poliziotti erano a terra e noi siamo da dietro e li abbiamo fermati. Ah, perfetto. Noi siamo arrivati, cioè loro a noi non ci hanno visto arrivare. Vabbè. Quindi siamo arrivati e niente, perfetto, li abbiamo ammanettati. Perfetto. Allora, 1030, no, non lo so, Lollo. Dove sta la Allora, due fermati e PR esplosioni e accensioni. Entrambi. Uno sta concludendo la mia macchina che se l'è portato e... O ve li concludete tutte e due voi le denunce? Ditemi voi. Non lo so, vedo, perché io ho problemi con il con l'MDT. Sto avendo problemi questa sera, quindi se qualcuno mi... Voi mi riuscite ad aiutare? Certo, dipende, mano, sì. Cosa, sì. Perché io ho problemi gravi con l'MDT. Devi venire sul tizio. Siamo rotti al cazzo. Complimenti. Devi andare a funghi? Ma lo trovano? Vediamo. Va bene, allora uno il ragazzo, uno ve lo mettete voi, l'altro deve stare con quello davanti. Va bene, allora. Noi rimaniamo in zona, ci stanno anche le uova in zona. Lo riuscite a fare voi, per favore? Allora, Bianchi, statevi qua, concludete con quella denuncia. Collega, prova pure lei. Scusa, brigadiere, si fa la chimica. Il trapano. Il trapano. Oh, buonanotte, Green, buonanotte. No, il trapano non c'ha nessuno. Il trapano mi sa che gli ha tolto il collega. Forse sì, mi sa che non collega. So dirti. Mi sa. Tu lasciali. Aspetta un attimo. Tanto questo è attesa. Carabiniere. Ninja sottolineatura TW sottolineatura per fare. C'avete la maglietta bene? Perché se no a andare a fare solo. Allora, fai una cosa, Ninja. In chat numero scrivi slash server, ti esce il Discord ufficiale del server. No, e niente, entri là, poi ti diranno tutto lo... Cioè, comunque, entri là e ti diranno come trovare il server. Ma perché devi essere prima abilitato, devi passare la VL per entrare nel server. Ah, capito, faccia Lucas. Che servizio. Io vado un attimo in bagno, arrivo subito. E niente, allora. Ma perché chiudo sempre le porte? Sono sabito che chiudo sempre le porte. Eccolo, l'ha visto, ti è uscito. Quindi vai là, praticamente. Quindi, intanto, grazie per il beat. Allora, tutte le auto dovete vedere. Allora, ragazzi, intanto vi faccio vedere un po' la caserma che me l'avete chiesto. Intanto che gli altri colleghi stanno facendo questo. Questo è ufficio di stazione. Ovviamente, per fare le pratiche, denunce, queste cose così. Qua è ufficio al personale, quindi per informazioni, quindi vabbè, dice pure la parola, quindi area reazione col pubblico. Siamo qua, facciamo tutte le pratiche, eccetera, eccetera. E di qua ci sono... Ma il server recentemente è diventato online? No, non so se c'è un limite di età. Penso limite di età 16 anni. Allora, alzo le mani, non lo so. Sono stati segnalati degli spazi. Vabbè, questi sono i bagni. Rientro verso il comando a controllare la zona. Qua abbiamo la sala operativa.
Ricevuto l'autoradio. Controlliamo tutta la stazione. Si riporta in caserma. Perfetto, noi siamo già in caserma con i due soggetti fermati. C'è anche la polizia che ci dà supporto. Ok, di questo ne sono a conoscenza. Fate perimetro, la 774 fa perimetro all'esterno del comando e assicura la zona. Ricevuto, comandante. Non so, quindi, non so se c'è il limite di età. Poi qua si va sopra, ragazzi. Collega, che fa? Poi qua ci sono gli uffici. Beh, non è male. Poi c'è l'ufficio a sala interrogatori. Ci sono le varie stanze. Poi ci sta ufficio investigativo. Ufficio del comandante, sala briefing ovviamente, poi ufficio norma, quindi qui sono tutti gli altri uffici più importanti della caserma. Diciamo che è piccolina, ma c'è tutto quello che serve. È bella, fatta veramente bene, fatta veramente bene. Boh, mi stanno picchiando a sangue. Ma che sta succedendo? Ho il teaser, Torca. Che è successo? Come si chiama? Ragazzi, non lo so, veloci, dai, no, non se i miei non riescono, fate voi della Stato. Dai, forza, veloci. Vai, uscite, veloci. Ho detto di mandare. Che è successo? C'è un po' di parapiti, dai, forza. Montana, dai una mano anche tu a fare l'MDT, dai. Sì, vabbè. Sono successo la cella. Vieni un attimo. Oh! Ah, questi dormono in piedi, porca. Ce la fanno? Pure io. Agente? Agente? Polizia di Stato? Vorrei fare una denuncia contro i carabinieri. Allora Oscar, ti comunico che mi è arrivato sì, un messaggio che nella posto. Ma avete menato? Mi fa la denuncia. Sì, ma lei è scappato, scusi. Ma che vuol dire? Tu me meni? Ho capito, ma lei scappa. Lei non può scappare. Che c'è? Devi stare zitto, devi stare zitto. Noi della 774 ci portiamo fumo in carabinieri in casa del secondo veicolo. Stazione 615, mi dicevi? Poi vabbè, qua ragazzi abbiamo la cosa. 115. Oh, Oscar, non rispondono a me neanche da 20 minuti. Che troia. Qua vabbè, abbiamo allora, la cosa. 774, gli altri sono qua impegnati in comando. Beh, tutta una botta avete deciso di... di queste cose. Affermativo, inizia a portarmi? Affermativo. Prevedo un nell'assalto. Hanno appena segnato un furgone bianco con quattro soggetti a bordo mascherati. Sì. Ok, quella l'hanno chiusa. Dun 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 dun. Ma è stato fatto un intervento da parte del GIP. Okay, ma è tutto aperto qua le porte. Ma meno male che io vado a controllare, guarda. Allora mi sto mandando anche una pattuglia della Stato. Ricevuto. Ho chiuso un po' di porte, erano tutte aperte. Ottimo. Ci sto pensando il collega all'MT. Perfetto. Ok, siamo riusciti a farlo? A schedarli? Diamanti, mi ricevi? Le divise, ragazzi, ho questa e la norm. Poi quelle dei GIS che avete visto. Arriva anche una pattuglia della Stato. Ricevuto, pertanto attendiamo interrogativo. Che cosa? Sentiamo spari. Cominciate a perpetrare la zona. Ma perché lei è così negativa? Ma perché non collabora, scusi? Che non collabora? È disagiato, lascia stare, Marta. Guarda, il suo amico è così tanto cauto, guarda, quando è cauto il suo amico. 132 gli ha messo. Non lo so, gli ha messo 132. Che cosa 132? 132 cosa? Non lo so, gli ha messo 132 in automatico. No, non è...
Ma io non ho capito che dobbiamo fare. MDT con la... C'è la 32 cosa? Ci fa vedere, mo vi faccio vedere. Raga, le divise queste, cioè, per il momento. Poi più passo in grado, più ci avrò le altre divise, ovviamente. Aspetta, mo vi faccio vedere. Come? I mobili la porta puntata, sì. grazie. Prego, Prego. prego. Grazie. E questa che c'è da uscire, Prego. grazie. Dai, Prego. grazie mille. Vabbè, questa poi la lasciamo pure aperta. Sono a combinare. Prego, prego, è aperta, aperta. Grazie, grazie. Fammi richiudere le porte, sono tutte aperte prima qua. No, pure la... Sai che era aperta pure? Quella del cancelletto, là, il cancello, Era tutto aperto. Mo' ho chiuso io, poi ho fatto un giro. Cioè, era Era aperta, pericoloso. era aperta quella piccola e è chiusa, perché che ne so, se stiamo rischiando di... qua, non so che sta succedendo. Era il colosseo, aspetta che andiamo a aprire il Ok. il cancello, grazie. Vai, prego, prego. Buonasera, Buona avevo... serata. Collega, lei ha già provato, ha soltanto provato la Giulietta? No, ho provato anche la Renegade e la Seat Leon. No, Ah, la tipo la più l'ha vista? me la faccio vedere, Allora, se proprio le devo consigliare, la tipo è quella migliore. La Clio, diciamo che è un pochettino più... dai. Sì. è lentissima. Ah boh, ma la tipo non è da stazione la macchina, no? Cioè, sì. Allora. Allora, la Renault Clio è anche da... Fammi vedere. Va, vabbè, ma vediamo un po' di macchine. E diciamo che è abbastanza lenta. La Clio? Sì, ma non più di Ti prego, la 130. Clio no. La Clio sì. E nessuno la usa, nessuno la prendiamo, ma L'ho raramente. capito, ho capito. Invece laggiù la tipo è un pochettino più caruccia. No, ti da tipo sì, non è male. La tipo prima c'era il modello. C'era il modello più vecchio. Soltanto che finalmente ora hanno messo il modello più nuovo, infatti Questo non è pare male comunque, è molto bella, sì. che... Prima avevamo una Giulia bruttissima del nonno. Avevamo una Giulia che praticamente era un SUV. Almeno ora abbiamo... Perché è più sportiva. Questa. Ah, boh, questa Giulia è tanta roba. Giulia è tanta roba. Sì. Diciamo che il Renegade si può usare... Mi fa vedere la Clio? Mi fa vedere la Clio? Sono Sì. curioso. Ah, vediamo la Clio, sono curioso di vedere. Allora, eccolo qui. Ah, boh, dai, non è male però la Clio, eh. Non è male, non è male. Ma è bella, raga, mica è brutta. Bella, bella, mi piace. Se proprio devo dire le migliori, consigliano la Seat Leon. Vabbè, la Seat Leon, la Giulietta, la Giulia. Sono quelle macchine più che vanno. Ma si sono dimenticati una Leon qui. Oddio, sì, colleghi, mi sa. Boh, forse Aspetta. se la vengono a prendere. Pure accesa era. Spento. Consigliano la Leon e il Renegade. Sì. Perché il Renegade, però il Renegade è troppo grosso per gli inseguimenti. Ah, ok. Il Renegade è davvero grosso per tutto. È poco agile questo. Se no Per raggiungi i quello, sì. 240. Diciamo che ha abbastanza accelerazione, però è proprio grosso come macchina. Ho capito. Più per inseguimenti fuori strada, per esempio quello che abbiamo fatto prima. La Giulietta invece è troppo, è agilissima, velocissima. La Giulietta credo sia... Giulietta e Leon credo siano le macchine migliori.
Sì, no, no, questo è vero. Vabbè, Giulietta, Leon. Ma pure sono le macchine. Cioè, si vede proprio che sono fatte apposta per. Poi abbiamo anche il... come si chiama? Vabbè, il Jeep Renegade, ho visto, Il poi... Jeep Renegade, poi abbiamo il... Oddio, aspetta, vengi, vengi. Abbiamo anche La Compass. il... Qui. La Faromo 75, anche questa abbiamo. Che non entra, non entra. Ah, la 75, bellissima. Tanta roba, sì. Vabbè, Questa viene usata soltanto... 774 aggiornamenti. La 75 viene usata soltanto però Ciao. per cerimonie... per cerimonie Vabbè, quelle sono importanti. auto d'epoca, giustamente si caccia solo in circostanze particolari. Sì, la 75 se no non si è mai Collega, usata. come procede? Com'è andata? Ciao, L'avete Matti abbandonato? che... Io? No, Perché? perché? Ancora c'era da fare il rapporto. Non avevano finito loro? Ma scusa, non No, stavano a fare la ancora polizia? Come no. no? No, dovevamo fare una noi e una pulizia. No, E quindi, mo? Che è successo? ma già ci stanno pensando loro Ah, ok, adesso. a posto. Ah, ok. Sì. Io invece Vogliamo. avevo capito che perché ci pensiamo noi. E io allora gli ho dato anche la roba No, sequestrata. Ciao, poi hanno detto. No, una ne fate Beppe. voi, una ne facciamo noi. No, in teoria sì, in teoria era così, perché noi abbiamo... Cioè, in teoria sì, era giusto fare. Vabbè, però vabbè. Vabbè, buona a sapersi la Vabbè, prossima niente, volta. ma che è successo? Niente, stiamo Niente. vedendo le macchine un pochettino. Stiamo a Che fare un stavo po' facendo? di parco macchine. Vogliamo uscire in pattuglia? Cosa facciamo? Allora, io devo uscire in occhietti 20 minuti, poi ritorno dopo. Se voi ci siete dopo, ci vediamo dopo. Vabbè, allora usciamo lei, io e Sì. lei. Dai. Usciamo con la A dopo, Giulietta. ragazzi. A Ciao collega, dopo. ciao collega. A dopo, a dopo. Prendiamo la nuova al limite così. Sì, è pulita. Sì, Ma diciamo. l'avevo chiusa la macchina. Cazzo, sì. Dai, Andrea, non di cazzate, su. La tipo, no, raga, tipo è da stazione. No, non è che fa schifo, attenzione, però non è data cosa. Andiamo. Andiamo, andiamo. Stazione 611 per controlli radio e confermare lo stato in uscita. Mi sa che il centro non c'è. No. Ok. Ricevuto, conferma il civico 728. Confermato, regate il Andiamo, civico andiamo a 728, ragazzi. Dai, 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 dai. 728, mo dove sto 728? Dovrebbe essere. Vabbè, mo aspetto qua io. Adesso basta. 728. Io Aspetta, non lo trovo. aspetta, controllo io. Ah, no, c'è il... L'ho trovato? Sì, perché c'è il nuovo... Se noi dai muscoletti facciamo muscoletto T slash GPS Ah, ok. 728. L'hanno messo da poco sui computer Ah, ma qua è delle macchine. dove... Ma dove abbiamo fatto prima l'intervento? Oddio. E perché? Ma... chi c'è? L'autoradio 774 ha detto che c'è. Sì, andiamo a vedere. Hanno transennato. Occhio. Quando arrivi in loco avvisami sulla situazione.
La 611 è sul luogo. Prima di qua, vediamo. Situazione. Ripetere. Ciao, mi è NX11, ciao caro. Non c'è nulla di strano. Avete visto altre pattuglie di... Dici che no. Ma che è successo? Ricevuto. C'è affermativo. C'è la 374. Ma che è successo, colleghi? Una domanda, abbiamo già raggiunto i limiti? E abbiamo altri due operatori noi. Porco bici. Non so quello che è successo. Se non rimanete voi è meglio, vai. Noi ci allontaniamo. Rimaniamo noi? Rimanete voi lì. Vabbè, dai, dai, rimanete voi, noi ci allontaniamo, dai, nel caso. Okay. Perché d'altronde se raggiungiamo. Vai, vai, andiamo, 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 andiamo. Ma cosa. Mi sa che siamo di troppo, raga. Dobbiamo andare. Aspetta, aspetta, mi sa che stanno già a fare un'azione e siamo andati in appoggio, ma non potevamo, mi sa, quindi. Un po' andiamo via. No, facciamo un controllo, però molto molto veloce. No, passivo. Non ci attacchiamo alla. Vediamo la polizia cosa dice. Okay. Vicinati alla polizia, magari. Stanno di là, però. Aspetta. No, no, non quella lì, non quella, quella in fondo che è ferma. Sparano! Vai, vai, avvicinati, avvicinati. Ok. Ci dobbiamo allontanare, niente. Allontaniamoci. Vabbè, usciamo proprio dall'aria, cioè andiamo proprio. Vediamo cosa fanno, non lo so. I colleghi dove sono? C'è pure l'elicottero, c'è. C'è l'elicottero, i colleghi... stanno un po' sparpagliati. Però mettiamoci all'uscita. E infatti i colleghi l'hanno pensato allo stesso modo. Metto qua, va bene. Sì, arrivo. Allora parlo con i colleghi. Allora, raga, scusa, sono un attimo a capire un po' la situazione, perché sono un attimo in silenzio. Allora, bene, stanno facendo già un'azione. Ci hanno richiesto il supporto, ma eravamo troppi. Quindi ci siamo allontanati, ci siamo messi all'ingresso di questa fabbrica dove prima abbiamo fatto il blitz con i GIS. E come potete vedere c'è anche il Polizer 1 in volo. Stanno sparando, come avete sentito. Poi siamo messi qua all'uscita insieme ai colleghi della polizia per vedere un po' la situazione. Quindi siamo sempre in allerta, siamo in appoggio se qualcosa dovrebbe andare storto. Non possiamo interagire all'interno, però possiamo rimanere un attimo nelle vicinanze di questa cosa. Rimaniamo sempre in frequenza radio, in supporto ai colleghi, e vediamo un attimo che dice pure il collega, un attimo. Che ti hanno detto? Niente, che siamo troppi e ci dobbiamo allontanare. Cioè, possiamo girare qui, però. Ok, possiamo andare dritto di qua. Andiamo. Stazione 611 o centro? Sì. Centro o 611. Avanti, allora ci hanno detto che siamo troppi lì, quindi ci dobbiamo allontanare. D'accordo, allontanate. Andrea, con la gara, ci dobbiamo allontanare allora, siamo troppi, ce ne dobbiamo andare. Vabbè, allora vado al centro città. Vediamo. Anzi, andiamo là, ci va, che voglio far controllare sta macchina. Eh? Voglio fare una pulita alla macchina. Andiamo là, ci ok. Ma non c'è nessuno, mi sa. Non c'è niente. C'è nessuno? No, non c'è, c'è. La stazione 611 vi porta all'ACI per riparazione del veicolo. Dipende. Allora. Là stavano, che è successo? Stavano a sparare praticamente. L'ho sentito.
Oh, Black Wolf, benvenuto. Noi ora non dobbiamo pagare perché abbiamo la convenzione, non so se hai visto. Sì, 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 ho visto la comunicazione. Però segniamo che abbiamo fatto la pulizia, così poi paga tutto il comando. Io intanto mi segno il tutto, io già mi sono dimenticato tutto. Ah, perfetto, perfetto. Allora ragazzi, andiamo là, ci diamo a fare un... Quanto meno mi segno questi di oro. Scusa, ma sto camion che sta a fa qua, scusami? Non pensate, si blocca. Tu dici? Oh. Sì, sì, sì. Mi conferma che l'allievo Montana? Sì, l'allievo Montana, sì. Ciao gaming, buon lavoro e buonanotte, grazie caro. Dai, fa passare. Hai visto questi con sta moto che sta imbennà questo? Benna proprio avanti a noi, Questo scappa. Se sei 111 si porta l'inseguimento. Facciamo l'inseguimento di una moto che impennava. Siamo vicino all'ACI. È scappato? No, no, no. L'è messo dietro al cespuglio, l'ho visto, è tornato di qua. Sicuro? Sei schi- occhio, occhio. No, l'ho perso, porca troia. Vabbè, fa niente. Era una moto bianca. Sì, abbiamo domani live. Soggetto. La stazione 611 si torna all'ACI. Eccolo. No, no, non era lui. Non era lui. Era moto bianca. Pulizia e riparazione, tanto credo. Sì. Buonasera. Buonasera. Autoradio 778 riprende servizio. Salve, mi serve una controllata e una pulita, per favore, grazie. Sì. Come va? Tutto a posto? A posto, tu? Tutto a posto, tutto a posto. Facciamo la pulita. Ah, chi l'ha in testo? Boccia a te? La faccia a te, giusto? Che paralisi, voglio, ma che siete pazzi? Ma mezza! Chiappa una paralisi. Boccia, ciocchino. Guarda la faccia a te? Sì, sì. Ah, auguri, che sei già stato scelto. Grazie, grazie. Infatti c'è un casino. Oh, grazie user per questi 45 bitoni. Grazie mille, caro. Grazie mille. Per fare ma avevate chiamato voi per un soccorso da, per un mezzo da sequestrare zona Asgard? No, no, forse i colleghi. Che... Ciao user, grazie mille per il follow. Perché non c'è, che non c'è qualcuno che paga, se no si stanno di che non perdono tempo. Posto? Sì, ma infatti, no, no, sì, sì. Non lo sappiamo. Devo fare la fattura. Ciao Matti, buonanotte. Devi scrivere là, nel coso là delle convenzioni. Sì, sì, abbiamo la convenzione. Noi ce lo segniamo sì, anche. Sì, 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 un attimo solo che mi serve la targa del veicolo. Se vuole, dopo il documento, se vuole segnare anche chi guidava la macchina. Sì, sì, anche questo mi serve. Grazie, user. Grazie mille, caro. No, no, apposta, me la vedo io, dai, la sto facendo io, tranquillo. Possiamo andare, allora? Ah, va bene. Sì, sì, che poi okay. Mi segno anche io, quindi non c'è tanto problema. ce la segniamo. Se ti manca qualche cosa. Bella, quando è pulita è tanta roba, la macchina dei carabinieri sono più belle, però, dalla Levitale, come sono fatte. Sì. Cioè, cambia molto tra la Giulia, però il fascino dei carabinieri non ce l'ha nessuno, secondo me. Proprio lussuosa, come posso dire, proprio... molto bella, cioè, quando è pulita è fantastica. A parte un taffo pure benzina. Vediamo il veicolo. Guarda il dato, ciao bello. Ciao, grazie, grazie mille, grazie mille. Aspettate là, perché non vede. Sì, sì. Guarda il dato peso come è fatto, lo vedi? Occhio. Oh, collega. Oh, lo vedi? Vai, l'ha scritto convenzioni. Perché c'è a testa polizia di stato.
Che facciamo? Schumacher? Schumacher? No, no, Schumacher facciamo? Ma è arrivata a 400 all'ora. Vabbè. Però quando è pulita è tanta roba, eh. Quando è pulita, pulita è bello. Pulita, non c'è niente. Allora, facciamo una cosa. Portiamoci all'Asgard. No, yeah. Asgard è chiuso io. Chiuso? Ho detto. Asgard in chiusura. Niente. Ah, stanno a chiudere. Stanno a fare la chiusura. Ah, veramente, bell'allievo. Possiamo controllare, sì. Ma... Vabbè, dai, faccia lei. Lei è lei il più alto in grado. Faccia lei, faccia lei. Facciamo una cosa. Giriamo in centro. Qua c'è qualcuno. Ma non dove? So perché. Sotto, esce un poliziotto. Può darsi. Ma facciamo un giro in centro. Sì, qua sono, infatti. Quindi, come lei, quindi lei da quando è che sta nell'arma? 4 mesi. Come si trova pure? Bene, bene, bene. Fa piacere, fa piacere. Diciamo che mi sono girato un po' tutto qui in questa città. Ci sono dal primo giorno. Quindi, diciamo, conosce pure, diciamo, le zone quelle un po' più, diciamo, più malfamate, insomma. Sì. Diciamo che dopo quanto? Che cosa, Peppe? Sono da dicembre fino ad ora. Sono 8 mesi, quasi un anno. No, ho capito, ho capito. Quindi diciamo che... Sono andato a lavorare all'ACI, poi alla Venico e ora qui nell'arma. Ah, quindi si è girato un po' tutto. Sì, sì. Lei da quando c'è in città? Io sempre la sera cerco di... che sono più operativo, insomma. Ah, sì. Da quando è che c'è qui in città? Ah, io da 3-4 giorni. Ah, da poco. Sì, sì, ho fatto un trasferimento, ho chiesto un trasferimento... Prima stavo a Milano, mi sono fatto trasferire qua a Roma. La famiglia voleva tornare a Roma, visto che, diciamo, che io ho una moglie romana e quindi diciamo che... Sai com'è? La moglie comanda. Okay. Quindi ho dovuto chiedere il trasferimento. Me l'hanno accettato e eccomi qua. Meno male. Sono contento che almeno qui magari si trova meglio. Ma sì, io a Roma sono sempre stato bene. Poi andai a Milano perché per motivi di lavoro, tutto qua, mm-hmm. Purtroppo poi diciamo che il carabiniere è un lavoro che deve piacere. Ci sono delle, sì, sì, delle cose che... ci sono delle cose pericolosissime. Vabbè, come il lavoro è pericoloso, questo si sa. Tipo, vedi, prima sparatoria. Siamo stati fortunati che noi siamo... Comunque noi siamo stati fortunati perché noi siamo arrivati da dietro. Sì, se fossimo arrivati dal lato, arrivederci. Pure frontalmente ci avrebbero sparato anche a noi. Diciamo che noi siamo stati, diciamo, in quel momento siamo stati un po' furbi. Ci siamo fermati e siamo passati da dietro, comunque. Infatti loro non si erano accorti di, cioè, non si sono accorti di noi, No, non si è accorto per niente, raga. Sì. Siamo arrivati poi direttamente. Allora, ragazzi, stiamo facendo un giro per la città, un pattugliamento in tranquillità. Tanti colleghi stanno pensando là. Ma lei ha già fatto il carabiniere anche in altre città? Io c'ho una... Il mio curriculum è molto molto lungo riguardo l'FDO. Diciamo che polizia, carabinieri, sì, ho fatto tutti e due i corpi. Polizia l'ho voluto provare, mio zio era poliziotto, diciamo che io sono amante più della polizia stradale, io... infatti non so, vorrei fare domanda per la stradale, però per il momento sto bene nei carabinieri. Veramente, Titi? Diciamo che io c'ho la mia famiglia, da parte padre, fratelli, tutti nelle forze dell'ordine. E quindi lei verrà. Se portate un ufficio che non è in comando, non dovrà avere più. Ripetere il radio, non abbiamo pervenuto. Il centro elettrico. Non è in comando con l'operatore in montagna. Il tempo di finire le live. Campa ricevuto. Ma io mi sto girando un po' tutto, ragazzi. Sto bene un po', quindi sto un po' spippolando un po' le cose.
Ma diciamo comunque si sta tranquillizzando un po' la serata. Pure ieri sera l'avevo detto a quest'ora. E poi è scatto il mondo. Poi buonasera a tutti. Carabinieri Alessio da noi, banca di servizio. Buonasera a tutti. Buonanotte. Buonanotte collega. Pure dicevo, ieri sera a mezzanotte ho detto la stessa cosa. All'una è scoppiato il finimondo fino alle 3 di notte. Matteo, è il server autentico roleplay. Vabbè, ma il fatto che le chiamate possono succedere da un momento all'altro. Giustamente la base operativa, quando gli arrivano le chiamate. Sì, giustamente, loro non è che... Quella smista, no, giustamente. Le chiamate, raga, smista, giusto, è giusto. Io mi sto girando un po'... Collega, non ci faccia caso, mi sto girando un po'... Un po' tutta la città. Fa bene anche perché questa zona è abbastanza... Pigneto, questa. Diciamo... Questa zona di Pigneto, Sì, è un pochettino bruttina. È cambiato, Matteo, perché purtroppo c'è un inizio e c'è una fine, come posso dirti. Mi dispiace di averlo lasciato, ma è capitato, è successo, pazienza. Buonanotte. Si è rimasto Buonanotte, solo. Collega. Ah no, non lui, è l'autoradio 774, di Zola e Lawrence. Ok. Vabbè, più la polizia in servizio. Attenzione che stai parlando di radio. Oddio, scusami. stai ancora parlando di radio. Esci dalla macchina, premi il muscoletto della radio e calci. Purtroppo c'è questo problema. Adesso mi senti? Sì. A posto. C'è questo problema a volte. No, vabbè, non fai ne figure, capita. Ah, il pollice. Sì. Credo sia atterrato prima. Infatti. Collega, ve la fa benzina? No. Sì, andiamo. Comunque, è scappata la cazzo di moto, la bianca qua. No, Sasso, non siamo litigati. Pago io, paga lei. Pago dai, io, è dai. Uguale, dai. Pago io. Boom. Vai, paga lei allora. Faccio. No, Saro, non stiamo litigati. Con Marco c'è un'amicizia di 4 anni, una bella amicizia tra live e più vita privata. Ci sentiamo tutti i giorni, WhatsApp, quindi... No. È solo che io sono andato di qua e lui sta di là. Però non è che perché ci siamo divisi non significa che niente, siamo litigati. Niente, portati per fare i carabinieri. Sì? Perché... L'ho provato. Ah, di qua? Ah, miseria. Ok, mi sono messo dove non c'è la bomba. Ah, non c'è la bomba. Ma perché non c'è la pistola? Ciao Peppino, buonasera. No, è che non riuscivo a fare... infatti, Ah, ok. Perché il buco della macchina, Sta attento quei buchi, Devo attendere quei buchi. Dal lato destro, non siamo attenti quei buchi qua. A posto, c'è la benzina. 611, posizione. Civico 596 per rifornimento. Scappa ricevuto. L'ho dovuta prendere, Saro. Arma stato. Avanti stato. C'è. Allora, mi perfetto. Miei che avete fermato Campana Marco nel 728. E mi hanno detto che da lì avete scoperto un laboratorio di sostanze stupefacenti da dove venite. È affermativo, ma sono informazioni di PG queste. Sono informazioni di PG, ok. Però, sto daily che è stato ritrovato là 728, non è che si sono barricati dentro questi? Eccola, a luna di notte questo non c'è una cazzo. I 4 a posto. Scusami per gli occhietti volo, però. Tranquillo. Negativo, perché da quel che ho capito io ero sull'elicottero. Comunque il GIS avrebbe... Attento Vazzo, che qua è il posto perfetto per una sparatoria. Ma non adesso, cioè, ho capito qual è. Cioè, ci sono ritornati adesso con l'altra chiamata, quello ovvio. Hai capito? Però ti ho fermato comunque un soggetto che era presente in loco prima. Tu c'hai qualche ufficiale di vigilanza? È presente il generale, scusate. È negativo, sono andati via anche il tenente. Io purtroppo non ero presente. O almeno lo ero in maniera passiva.
Il problema è che noi abbiamo provato a scrivere al procuratore, ma niente. Senti, io qua c'ho il giudice, se proprio che vuoi qualcuno della procura. Questo è il comune, io, vero? Sì, io non ce l'ho mai stato. Mai stato al comune? No. Mi ricevi? Ma un caffè si può andare a prendere, quella che dici, non più un caffettuccio? E dove? È un bar, c'è aperto un bar. Là dentro, se ne sono andati a mare. Manco il negozietto, non c'è un bar, qualcosa per un caffè. Sono andati, cioè, al negozietto i caffè non li vendono. Vabbè, c'è la macchinetta, la macchinetta. Avevamo anche un po' lì, non ha visto nulla. Vediamo se all'Algard c'è qualcuno. Andiamo a vedere. È un po' improbabile. No, tranquillo, chiamami Daniele, è il mio nome. Chiamami Daniele, tranquillo. Improbabile, diciamo. Già più un caffè, raga, va. Più un po' destra e sinistra, c'è più un caffè tutto. L'altro è stato un pochettino troppo lui in discrezione. Sì, ma scusatemi una cosa, il laboratorio non è stato bloccato chiuso in qualche modo, scusatemi. È negativo, non risulta. Ma scusa, ma non possono parlare tramite cellulare, scusami. Abbiamo emesso un mandato, abbiamo fatto un controllo dell'area e abbiamo recuperato un soggetto che era lì presente. Beh, se ne ha parlato tramite radio. È stato schedato. Ma tutto lì non è intestato a nessuno. E infatti. Già che è uno di quelli predefiniti. Sì, giocavo sulla Vera Milano. No, no, tranquillo, dammi, perché mi hai fatto una normalissima domanda, tranquillissimo. No, sì, ci giocavo, ma adesso mi sono passato qua. Ma ancora dentro non li hai fatti entrare dentro il laboratorio? No, perché io non so se possiamo entrare, scusami. No, però stanno parlando di cose. Stanno parlando di un'azione, in teoria lo dovrebbero fare tra di loro tramite telefono. La radio è per la comunicazione di servizio, raga, non va usata così. Cioè, nel senso, si devono comunicare, però tipo, se io c'è una comunicazione urgente, capito? Che faccio? Non posso comunicare? È quello sto dire. Porca madonna. Che troia. Ciccio, devi scendere. Alza ste cazzo, rimani, sbrigate. Alza le mani, t'ho detto. Ragazzi, togliete il GPS per di farli salire. Ah, merda. Sappiamo che prima di fare qualcosa. Questo e questo. Ragazzi, è spogliato il GPS per terra. Non voglio ci problemi. Allora, prendiamo telefono, radio, questi te li do dopo. Borsone colpi, bla bla bla. Ciccio, sali nel bagagliaio, vieni. Vai. Tu nel bagagliaio. Sì, vabbè, ma non sparate però, non sparate. No. Ciccio nel bagagliaio, muscoletto F1 e vai nel bagagliaio. Perfetto. Vai. Si parte, signori. Che troia. Salite ragazzi, forza. Gli avete tolto pure i dispositivi elettronici? Sì, sì, tolto. Perfetto, io ho tolto pure l'arco e l'altro. Rompi tutto. No, io ho tolto già i dispositivi, fate la radio veloce io. Catroia! Metti, signore, fai un muscolino contro, gentile. Ciccio nel bagagliaio. No, fatto. Catroia. Sulle mani? Scappare come faccio, ragazzi? Sta velocità, ma casco, ma ammazzo! Frate, ce l'ho io, gli spesimili. Catroia. Dato, stanno mai alzate, messe per questa base io. Perché lo smonto, penso che lo smonto. Sì, sergente, sì. Che cazzo di sfiga? Fenomeni. Parla. Io sono un allievo. Avvocato, là. Capitano, ho preso un merda, praticamente. Con tutto il bene, ho preso un merda. Ha puntato e... Ma cazzo, stavo messo. Mi è andata male. Infatti pensavo fosse anche andato un pochetto più alto, invece. Guarda che cazzo avevo trovato, porca troia. Ma è una gioia. Server, autentico roleplay, ragazzi. Oh, nene, ma che bella giornata. Hamilton.
Boh, vabbè, mo ci useranno per la rapina, giustamente, sicuro. Ma io non lo vedo, te lo capito. Sicuro. Porca miseria, che sfiga, oh. Da, fa un caffettuccio, anche il caffè, oh. Cioè, abbiamo il caffè che fa contatto, signori, il caffè che fa contatto. Marco, niente, Marco è rimasto di là, Luca, però ci sentiamo tutti i giorni. Siamo rimasti in buoni rapporti. Io ovviamente, ragazzi, sono nel bagagliaio, non posso parlare. Che sfiga, né tuo! Non da più un caffè! Comunque, parlare di fatti di azione, precedente, non prende il codice... No, però, capito, siccome stavano parlando di cose tra di loro, in teoria si usa il telefono, capito, per parlare. Perché la radio, se io devo comunicare tipo una cosa, ecco, tipo mo, dovevo comunicare un'emergenza, non ho potuto fare niente, capito? Oh, fa caldo nel sto bagagliaio. Aspetta 2 minuti, cagar cazzo. Anche la mia, il bagagliaio. Ciao Inter. Stavolta sta arrivando l'aria condizionata con la diretta. Ma che cazzo, è mia. Mi hanno rapito. Ora da chiedere la cuvetta che appena ho. Ci metti 3 birre dentro, non me lo sono preso. Sottazione. Merda. Ma salvarci non lo so, vediamo. Non scendete, chi scende c'ha piccolo. Scendere signori, dai. Scendere signori dalla banca. In banca. Forse sbrigati che ti scuola molto puntato. Fermi, alza delle mani. Dove dobbiamo andare? Te devi star fermo adesso. Chi si muove? Perché? Per cui scusa per lui. Mi sposto di qua. Ma cioè, se siete fermi, ragazzi, questo mi avete lasciato il PM12. Questo vuole fare una strage. Allora. Scusa, non l'hai preso te quello, vabbè dai. No, io ho piato quei abiti bianchi, al vecchietto. No, non so vecchio, ma... Cazzi. Allora, ma scusa un attimo, tu sei allievo e c'è un M4. Sì. Vabbè, no comment, perché se comment è brutto comment. No, stavo facendo un addestramento. Ah, hai capito, addestramento. Vabbè, questo è un bel addestramento. Passatemi le armi di questo, frate, che c'aveva la pistola, passami un attimo. Non mi sparano. Oh lele. Ma che bella giornata. Oh, proprio una bella giornata, no? Ah, per me sì. Cioè, gli hai tolto qualcosa di elettronico, fratello? Sì, ho tolto il GPS. GPS, fratello, devi lasciare prescindere là. Perché io lo ho lasciato il GPS. Passami la radio e il telefono. Vabbè, non mica ho utilizzato, l'ho rotto. Allora, questo è del tuo collega, questo è del tuo collega. Vabbè, fatti loro, che cazzo mi è passato, mo? Il telefono, no, vabbè, no, quella è troppo. Il telefono, dai, ce l'ho? No. La radio buttata nel cestino perché sono civile. Ma perché mi stai dando tutto a me? Ti sto dando tutto a te perché voglio ammanettare solo te. Noi il collega tu lo lasciamo senza manette, forse. Ah. E qui ti ho lasciato tutto a te perché non voglio tenere mai roba vostra. A buono? Come vuoi? Perché personalmente tenere la roba vostra a me non mi piace. Allora, tu c'hai manette. Minchia, che cazzo ti fa con 13 manette te? Fammi vedere se c'è stato qualcosa di sto borsone. Un borsone non c'è niente. Sì, ci sta un colpo 5-5. Sì. Accomoda. No, c'ho 13 manette perché, sai, con mia moglie ci gioco. Basta un attimo le mani. Rialzate. Ma che cazzo, se non va. Senti, la passa la borsa. Te vuoi, te la passa io. È arrivata, perfetto. Sì. Vabbè, la manetta ancurante, tanto la sporca. Vabbè, tanto ci siamo, aia. E le manette passa a te perché sono stronzo, quindi così vi faccio un casino. Vabbè. Roba. Allora, signori, possiamo ripartire? Noi ce ne andiamo, grazie. Sa. Chi è che c'ha altro trapano? Guarda te. Io andiamo, dai. Andiamo? No. Ci siamo? Più forti che mai? No, vabbè, ci abbiamo perché stavamo a fare l'addestramento, quindi... Diciamo che me li hanno fatti prendere, però diciamo che un allievo c'ha... C'ha la pistola, vabbè, quelle che gli dicono i superiori. Io tutto sinistra. Scendi, che cazzo ne so? Mi stavo a prendere un caffè. Sì. Volevo andare a prendere un caffè, ma non ho rapito. Guarda. Ci mettiamo là? Sì, che cazzo ne so, scendi? Vado là, mi stavo a prendere un caffè insieme al collega. Non ho capito un cazzo, 2 minuti.
Niente, raga, mi hanno tolto solo le pistole, mi hanno lasciato le manette, la paletta, vabbè, le cose, vabbè, le pistole, la radio, il telefono. Stessa posizione, sono qua. Cazzo è giornata, punta. Comunque, lei se l'aveva tirato le cose, comunque. Oh, sì, sì. Ormai sono 3 giorni che sono qua, perché c'ho lavoro. Porta sfiga, eh. Cioè, l'aveva detto, un capitano, tu, rapiti, Shade, cosa, è tremenda la cosa. Però, posso dire, no, sai, è pericoloso. Tac, c'è più il caffè, collega, andiamo là, c'è la matosca, ma che stiamo riuscendo la macchina. Infatti poteva fare una strage, poteva. No, comunque, perché prima abbiamo... Ma diciamo, è brutto. A me è brutto. No, non ce l'ha con te. No, del giornalino. Ah no, ok, pensavo avessi detto a me. Aspetta. Vieni, già hanno aperto il cavò. Ciao santo. Mo, due sono le cose. O scappano via, nel senso prendono i soldi e se ne vanno. Oppure vogliono vogliono, perché se ce l'ho preso come ostaggi, o vogliono contrattare, secondo me, per chiedere più soldi. Può essere pure per quella cosa là. Perché se no non avrebbe senso prendere due carabinieri in ostaggio. Quindi o vogliono chiedere più soldi, o vogliono fare proprio una... Vogliono proprio... guadagnarci più soldi. Queste sono due cose che mi vengono in mente. Che noi, Che vuoi fa? Che vuoi fa? 3 giorni così? No, che sfiga che sono andato proprio per il caffè. Prossima volta il caffè, no, poi facciamo in comando. So. Che sfiga, raga, volevo un becco caffettuccio per chiudere la serata. Però dai, ci sta, a me mi piace queste cose, mi piace proprio le rap in generale. Voglio vedere pure come giocano gli altri, no, è bello. Aspetta, mi chiedi se posso bere un po' l'acqua. Scusi, posso chiedere se mi togliete le manette per bere un po' d'acqua? L'acqua? Se posso bere un po' d'acqua, se mi potete smanettare 2 secondi. Cos'è, sei stato nel deserto del Sahara? No, sa. C'ho la bocca asciutta. Ho finito, adesso. Ah, va bene. Cioè, vi mettete dietro il muretto, lui sparava tanto normale. Lo so, Titi, ma... Se mi poteva smanettare, che c'ho sete. Lui... Ammetto, abbiamo quasi finito. Perché ha finito, mica ti smanetto. No, vabbè, non fa niente. Dobbiamo aspettare i colleghi. Aspetta, vacanze che è insicuro la loro prima. No, non penso sia la loro prima rapina. Li vedo abbastanza tranquilli. Li vedo abbastanza sicuri di loro. Capito? Vedo. No, aspetta, Joker che venga. Ho fatto buff, ma viene. Vabbè, fa parte del lavoro. Non vedo l'accordo, giù. Teoricamente perché lui ha avuto un problema con Trapa. Ok. Tu hai raccolto metà. Questi secondo me o possono essere quelli che abbiamo arrestato prima. No, prima hai detto di sì. Come no, prima hai detto di sì. E se è di? Sono arrivati. Ecco, sono arrivati i colleghi. Ciao pazzo, resto per... certo, va bene, Fulmi, a me fa piacere, se qua c'è una chiacchiera. Trattate, eh? Sì. Dove pensi di andare? Signore, voi state fermi, Sì, noi siamo fermi, noi rimaniamo fermi. Collega, rimanga fermo, appunto. Un po' indietro, gentilmente, andate dove... Perfetto. Qui, apposta, vi fate vedere tutto. Appunto, rimane qua, non fa le pazzità. Tanto non conviene, ma non conviene fare la pazzità. Qua gli eroi vengono pianti. O no? Qua fa gli eroi, non serve a niente.
Sotto il sole, sotto il sole. Vabbè. Che vuoi fare? Gente, mi sente? Ma che è arrivata la Ehi. polizia oppure i colleghi? Sono arrivati. Se dicono Niente. gente, la polizia. Se apriamo un Non caffettuccio, ci abbiamo hanno preso scambio. in ostaggi come per fare la rapina. Il fatto è che non possiamo manco sentire chi c'è. Nel senso. Appena si avvicinano, vediamo. Non so chi è, non vedo niente da qua. Porca miseria. Raga, come andrà a finire secondo voi? Come andrà a finire l'esito? Allora, vedo una pattuglia, non so se della polizia o dei carabinieri. Non pe penso che avranno. Che hanno fatto scattare l'allarme, quindi chiunque abbia raggiunto la posizione dell'allarme, quindi non lo so chi sia, sinceramente. Gente? Mi sente? Esce sparatoria. Non Gente? lo so, raga, può essere. L'importante è che se esce sparatoria, noi o ci andiamo di qua al muretto, ci andiamo, ci invecchiamo dentro il cavò. Con lei, puntami, sento. Sarò bello come Raulo? Sì, la sento, la Punta, mi sento. sente. Cazzo! Polizia. No. Ma che ha fatto Allora, quello che è chi è? svenuto? No, Più o sì, meno. inciampato, inciampato. Ma? Quello che botta. Agente, Ma non lo so, abbiamo cioè, che cazzo cosa dei in faccia? Che pazienti cazzo qui. ci vede quello? Sì. Ma che cosa in faccia quello che cazzo vedo? quelli dietro. Aspetta che morire. Ma che No, quelli cazzo ha fatto? davanti. Oh, boom! Ma scusi, si sente bene? Si sente bene? Oh, sta in Ma piedi. si sente bene il vostro Va amico? bene, Sta bene, sta. uno va bene, uno solo, quello con i capelli, col più vecchio. Beh, che c'entro io, mo? Più Importante è vecchio? quello con i capelli bianchi. Ma Mannaggia la matosca. a 2 metri. Ma perché rovini io, amico? Ma perché sembri io? Mi fai avvicinare un cicci con i capelli bianchi? Ma io dove venire? Mi sente? Ci sei? Dove venire io? Dove venire Venga, io? Vabbè, pensavo avessi venga. problemi. Stia pure qui, che le faccio parlare col suo collega. Parli, Collega, parli. collega, mi sente? Mi Mi sente? sento? Sì, la sento, la sento. Come sta? Siamo bene, io e l'appuntato stiamo bene. Ha bisogno di mangiare, di bere? No, per il momento siamo bene. Vuole uscire? Vuole prendere una boccata d'aria? Vorrei tornare a casa, sinceramente. E questa è la nostra priorità principale. Mi raccomando, perché E come li vogliamo stanno comunque. trattando i signori? Bene, bene, ci stanno trattando bene. Insomma, mo adesso no, però. Non ti agi, Adesso no, però. no, invece sto proprio pensando troppo il culo, no, io non ti agi, no. stia tranquillo, noi siamo qua per contrattare, quindi non ti Sì, ninja. preoccupi. Vengo un attimo qua, non ti sento un po'. Ninja, Parla. noi siamo qua per contrattare, quindi stia calmo, si rilassi, che... Sì, ma Io sono infatti. calmissimo, Sì, ma. sono calmissimo. Dentro, Sì, dai, ma non pronto. mi punta Stanno una soltanto pistola. girando i coglioni. No, Sì, ma non mi punti come? la pistola. Io sono stato collaborativo. Perché mi punta una pistola adesso? Perché sono scazzato? Ho capito, ma Sai, che. stai Ok, calmo. vabbè. Fatemi fumare un'altra sigaretta. Ma lei fuma troppo, però, le faccio dire, eh. Troppo Me ne nervoso. avrà una ragione. Madonna, Ma che sono nervoso. scusa, ma c'è già una sigaretta in bocca, ti metti un'altra? C'è Sì, sono ciminiere. la miseria. Scusa, ti posso chiedere quante sigarette fumi? Pacchetto al giorno. Non Quanti? dire Quanti neanche due. Anche pacchetti? due. Porca Anche troia. due. Ma ti fa male però, eh. Vabbè. L'ultimo pacchetto di sigarette. Ma tu dici che. Se fosse. Appunta, mi riceve? Sì, Ha parlato con purtroppo. il collega fuori, eh. Niente, a posto. Stanno contrattando. Ma c'è un carabiniere? No, la polizia arriva. Ehi, ma... Che ne so io.
Vuol dire che hai risposto prima alla polizia la chiamata. Avete scelto voi di esservi postato? E ora va a petarlo. È giusto. È ragazzi, giusto è così. pure, è È giusto, così. giusto, giusto. Diciamo le cose come No, stanno. è giusto, non posso dire niente su questa affermazione. È giusto, è giusto. È giusto, è giusto. Tu come stai, Ninja? Tutto a posto? Allora, ragazzi, 200K per i due soggetti qua, stanno contattando un attimino, anche se non te fondo, adesso Culo, vediamo parliamo come così va. tanto. Dove 200K. fa un attimo l'angioletto, ha fatto puffista Ciao quanto il Dorado, l'angioletto, come mi ero stai? rimesso Ciao una caro. cassetta che non mi ha fatto. Culo, raga, 200K. 200 euro. Porca trova, 200.000 euro valiamo. Il cerchio blu è il raggio del rank della voce, ragazzi. Del tono alto, tipo. Se metto così, lo sentiamo solo io e l'appuntato. Se metto così, lo sentiamo noi tre. Se lo metto così, lo sentono tutti. È il rank più alto. Ciao, Snorlactics. Ciao, caro. Siamo calmi in chat, calmi, No, calmi, calmi, 40 siamo mg calmi. all'uno, scusa, 40 k Siamo all'uno, scusate, 40 k all'uno, calmi, vabbè, passo tutto. gustiamoci la Guarda, tanto live e controllo, basta, dai. non so manco il radio. Puttà, lei come sta? Sta Ah, che bene? stress. Ma che sei questo? Sta Non ho bene? capito. Sta bene? No. Ah, si calmi, sta tranquillo. Ascolti. Come finisce tutto? Allora, siccome non è fatta una Mamma mia, certa, guarda. no? E io spero solo che non ci sparano. Andare a casa delle famiglie, la concludiamo con 40k e vediamo di qua dei 40K. Non ve lo vedete, bestie. No, no. Oh, quanti soldi? Capito. Capito appunto, stai Perfetto, tranquillo. perfetto. E gentilmente, assolutamente sì, Troppo. vi Per lascio qua dentro me non è la prima tranquillamente, volta, ci farò quindi andare via. tranquillo. E le Per chiedo me manca, gentilmente l'altro giorno è la la macchina stessa alla cosa. vostra sinistra. No, è Se stato vi mettete tutte le tranquillo. Dobbiamo macchine fare quello sul che lato dicono destro, loro, e stai grazie. tranquillo. Va bene? Grazie, gentilissimo. Io ancora. Faccia. Allora, Basta Andrea, 40k. basta Andrea, basta, non fate polemiche in chat. Sì, è Passatemi VL, un attimo di sporchi, ragazzi. mezzanotte. Passatemi un attimo di sporchi, veloce. Io non ho mai capito perché sta cosa delle 40k, macchine a destra. ragazzi, e tutte le macchine le La facciamo macchina a mettere destra? sulla Non lo destra. so, non lo Ok. so. Tutte le macchine a destra. Perché loro scapperanno a sinistra? E Non lo vabbè. Fate. so. Vabbè, io voglio solo andarmene da qui, sinceramente. Ok, io Comunque diciamo che non sono armati pesanti, alla fine c'hanno solo delle pistole, credo che... Boh, peccato no, sai qual è il problema? È che non li ho visti arrivare, perché io stavo girato con la macchina così, perché stavo uscito dalla macchina, dopo ho fatto così e ho detto, ma questi chi sono che si sono fermati così veloci? Poi mi sono reso conto quando quello gli ha puntato la pistola dal finestrino, insomma, quindi... Ma che cazzo, cioè, non ci ho fatto caso, capito? Poi un attimo ho capito un po' la situazione che stava succedendo, perché stavo anche leggendo la chat, quindi non ci ho tanto capito. Poi mi sono detto, oh cazzo. Poi alla fine io ho provato a esitare, no? Esita. Volevo provare a fare una cosa, ma puntavano il collega, puntavano l'appuntato e sinceramente non volevo che rischiava l'appuntato, allora ho alzato le mani pure io. Poteva fare una strage, sì. Bravo, mezzo, subito mi svuote, capito? Scusate. Quindi c'è solo una unità della polizia fuori. C'è solo una parola. No, io prevedo più lampeggiante. Capisco più niente. Però voglio No, andare. Un secondo pochetto me è e così tu ti due. puoi avvicinare tranquillamente. Va bene, fatemelo. No, no, guardi, non punti, non serve puntare, non serve puntare. C'ho paura, questo mi tiene puntato a me, oh, puntà. Che miseria. Ma perché tutti a me devono puntare? Perché? Perché? Che ci ho fatto io? Puntato, fammi dare un attimo. No, vabbè, sparare mo non abbia senso, visto che i poliziotti stanno contrattando e hanno accettato le loro richieste, quindi sarebbe da folli
sparare in questo, o se vogliono proprio sparare perché loro vogliono un conflitto a fuoco. Capito? Ah, uno di pattuglia. Può essere sergente, sì. Ciccio, manca la jeep sulla destra. Raga. Ciao Dario, ciao caro, ciao Dario. Avvicinatevi, ci andiamo, avvicinatevi. Ciccio, avvicinatevi, forza, ostaggi, avvicinatevi. C'è una porta, ci mettiamo? Va. No. Aspetta. Gli ostaggi sono puntati. Gli ostaggi sono puntati. Sali di là. No, solo uno ha puntato. Aiuto, aiuto! Aiutatemi! Colleghi! Devi aspettare qui, eh? Sì, vai, vai, andate. Ma Lawrence? Sta arrivando? No. Collegami smanetta, per favore, ragazzi. Collegami smanetta! Aspetta, smanetta, aspettate qui un attimo. Sì. Finiamo la rapina e arriviamo, smanetta. Vai, andate. Sto qui, dove sei tu? Collega, mi smanetta, per favore. È veloce. Sì, sono andata senza smanetta. Oddio. Non mi fa smanettare a me. Ma cazzo, mo? Perché non... Ah, non c'abbiamo niente, mo. A posto. Morirò così. No. Sì, Peppe? Sì. Un attimo, eh. Vabbè, non fa niente, dai. Ecco, sta arrivando i colleghi. Ma... Tu devi smanettare. Collega, ha fatto poop. Ecco. Niente, un problema questo. Vabbè, non fa niente, aspettiamo il collega. No, che... c'è un problema perché non mi... Non... Tutto rotto. Tutto rotto? No, dai. Ma non c'è una miseria. Niente, devo chiudere gli occhietti e riaprirli. Dai, ti aspetto qua. Vabbè. Al limite dica ai colleghi di aspettarmi. Sì, perché sì. Perché posso soltanto parlare, diciamo. Vai, va bene, vai. Ciao Antonio, grazie mille per il follow, ragazzi. Sì, perché quando viene ammanettato pure lui, forse gli si è bloccato il personaggio a lui. Perché vedi, il collega l'altro l'ha smanettato. Vabbè, aspettiamo che torni il collega per smanettarci. Che miseria, che giorno. Volevo andare più a un caffettino in tranquillità. Però dai, diciamo che hanno sfruttato un po' la situazione. Prima volevano 200k, comunque valiamo tanto per 200k. Poi alla fine da 200 sono scesi a 40 e hanno contrattato così, dai. Cazzo la fa. E non ci penso più, non ci penso più. Ma scusa, il collega là dove sta? Ma sta qua il collega? Dove cazzo sta? Collega? Ma hanno lasciato la macchina qua. Ma? Ma dove sta il collega? Hanno lasciato la macchina qua. O ha fatto puff. Ma porca miseria. Collega! Ehi! Logotenente, che mi smanetta, per favore! Subitissimo, attimo! Che il collega ha fatto un attimo puff. Grazie mille, logotenente. Tutto a posto? Ma che sfiga, stiamo prendendo il caffè e a un certo punto sono arrivati questi tre tizi da dietro e non abbiamo potuto fare niente, purtroppo. Lo accompagno al bar a prendere sto caffè. No, sto aspettando che rientra l'appuntato che ha fatto un attimo puff. Pur l'appuntato è stato la con me. Là. Ce l'ha lasciato il collega, ce l'ha lasciata. E dove è il collega? Sarà da piedi? No, è andato con l'altra pattuglia. Ah, ok, quindi inga, gentilissimo. Chi è stato? Oddio, non lo so, logotenente, perché è scappato in fretta, è andato via in fretta.
Vabbè, noi comunque torniamo al comando. Torniamo al comando appena rientrerà l'appuntato. Sì, tutto del resto tutto a posto, non hanno fatto No, niente. no, per fortuna è andato tutto bene. Ci hanno trattato, diciamo, con i guanti. Perché Volevano io solo i sono soldi e contento. basta, da quello che ho capito. Alla fine l'hanno voluto e si sono scappati. C'era la Stato pure. Sì, era stato. Era un Porsche nero, su un Porsche Il solito, il Porsche nero. Cayenne, Porsche Cayenne, quello, sì. il Porsche Cayenne quello nero con Sì. l'immaginetta ROI, i disegni rossi, ecco. Sì, loro. Sì, lo conosciamo abbastanza bene ormai in città. No, praticamente io volevo fare qualcosa, ma avevano appuntato l'appuntato, cioè scusa il gioco di parole, ma io volevo provare, ma visto che diciamo ho ottenuto la vita dell'appuntato, ho alzato le mani. Perché loro, diciamo che non mi avevano visto, quindi diciamo che potevo fare effetto sorpresa, però Certo, vabbè. poteva mantenere la distanza e chiamare Esatto, supporto. invece dopo ho visto che l'avevano tenuto sotto tira e vabbè, diciamo, ho ottenuto la vita dell'appuntato. Oh, l'ha fatto del Eccolo, colpo al eccolo. cielo. Piovono carabinieri. Eccolo. Da sa? Puntato! Ecco. Puntato, c'è il Ma che... luogotenente. Puntato, tutto a posto? Sì, tutto bene. Ok, non sono venuto a Vai, vai. controllare cosa fosse successo, mi avevano riferito al telefono che mi avevano preso in sequestro. Purtroppo. Vabbè, l'importante è che è tutto a posto, grazie mille Sì, per il vostro tutto bene. servizio, ragazzi. No, grazie a lei, Figurati. luogotenente. A posto. Vabbè, Grazie a lei. Al ritornate comando. allora in comando, se avete bisogno di qualsiasi cosa mi potete chiamare. Va bene. Va bene, ma mi hanno sballato tutto. Allora, vediamo se mi hanno tornato tutto. Saluta. Mi hanno dato un M4, Cosa? due PM12, due. Tutta roba che ci hanno Niente, sequestrato, che hanno devo sequestrato. restituire la roba al collega. Ah, anzi, non ve l'hanno preso niente, almeno No, per credo. fortuna no. Ah, meno male, ma l'M4 perché? L'M4 perché Locotene ha fatto un. Abbiamo fatto un'operazione con i GIS insieme al generale prima. Sì, che ce l'ho pure C'era pure lei, e io. Sì, quindi. esatto, E me la niente, posate, mi lo. raccomando. Lo devo rimettere ancora nell'armeria. No, Ok, non lo dimenticare. no, mo faccio subito appena vado al comando. Perfetto, sembra tutto a posto. E le manette? Le manette Grazie di ancora, Matteo. Locotenente. Di nulla, riposo, si Vabbè, fa le di dovere. manette, vabbè, tanto una ce n'avevo, dopo le riprendo. A posto. Vabbè, Vabbè, torniamo allora. grazie, locotenente. Di nulla, grazie mille, ci vediamo in comando. Sì. Ok. Collega, ci ha lasciato la macchina. Ci Ah? ha lasciato la macchina. Ci ha lasciato la macchina, vieni, vieni. Ci ha lasciato la macchina il collega. Sì. Meno male. Sezione 611 torna in comando. Sì, mo mangio, ragazzi, Tu mo torno. smonti? Sì, mo poso il PML, sì, il PM2. L'M4, mangio e bevo e smonto, smonto. Sai com'è? C'ho paura una che mentre si apre il caffè fa contatto qualcosa e succede il Basta, via, basta. mondo. Sono 4 giorni, no, 3 giorni che. Se abbiamo il caffè che fa contatto, cioè, no, Che no. non ho Come nel detto? famoso film di Bud Spencer Ripetere? e Terence Hill. Dove c'era quella, mangiava Può l'hamburger. ripetere perché si capisce male. Mangiava l'hamburger, appena mangiava l'hamburger, faceva ah! Gli chiamavano in radio, intervenite, e diceva, Sì. cazzo, c'è l'hamburger che fa contatto. Facciamo il caffè. Allora, noi siamo stati rapinati quelli della stazione 611. Non so se l'autoradio 774 è intervenuta, però non so se risponde. Io ma non sono in frequenza radio, quindi non posso sentire. 774 la 611? Sotto il La sole, risposta? sotto. No? Ma che ha fatto la 700? Non ho capito. Non rispondono No. nelle comunicazioni. Vabbè, Non lo so, non rispondo. comunque, No, al appunta. momento non c'è nessuno. Ah, ok, sta parlando in radio. Comunque, appunta. Io me ne sono accorto troppo tardi. Sai quando me ne sono accorto? Quando ho visto che si erano fermati troppo bruscamente vicino alla macchina nostra. Capito? Me ne sono accorto dopo quello che stava Aspetta, succedendo. aspetta. Che Che hanno detto in radio?
Avanti. Al momento non credo ci siano. Appuntato scelto è voce e carabiniere montano. Allievo. Ah no, carabiniero. Allievo, allievo. Tu c'eri al, al... Dove? Ah cazzo, ma devo andare al comando, io dove cazzo sto andando? Per Lucia, Lucia. Puoi ripetere il nome? C'era l'arresto di Lucky Luciano? Dove abbiamo fatto operazione dei GIS? Interrogativo, dove avete fatto l'operazione dei GIS? Sulla dinamazione è una sparatoria, l'hai fatto tu? No, sparatoria no. Allora, negativo da entrambi, nessuno dei due c'era. Sparatoria, noi siamo intervenuti solo a quei due agenti di polizia a terra. Però la sparatoria di prima no. Al momento non credo. No, era solo. Siamo intervenuti solo a quella. Aspetta. Che avevano colpito i colleghi. Però la sparatoria non abbiamo fatte noi stasera. No, comunque sei carabiniere. Sono carabiniere. Ti hanno promosso. Grazie. Allora devo free a bere qua. Ragazzi, siamo stati promossi. Carabinieri. Guardi, io direi di no. La ringrazio per l'offerta, ma no. Perché non vuole bere? Se devo trovarmi a bere di nuovo la, la, come si chiama? Alla banca. Rifiuto. Sono carabiniere, sono promosso in carabiniere. Era allievo, sono stato promosso. Carabiniere, carabiniere. Prima era, mo era allievo. Chi è? Montana Daniele, promosso al grado di carabiniere. Fazio Luigi, promosso al grado di carabiniere. Grande, grande. Comandante, comandante provinciale generale di brigata Matteo Montrone. Auguri. Questi, grazie. Salve. Non c'è nessuno. Niente. Andiamo, andiamo, tanto poi col... Ah, può essere che hanno fatto puff, sì. Sì, sì. 111 torna in comando con due sperratori smontanti. O sperratori, vabbè. Sperratori, però. Lei c'è domani sera, punta? Sì, sì. Dai, allora ci metteranno in coppia. Immagino di sì. Ma quella macchina... Ma lei è... Non lo so. Ma questa non è quella dei, dei rapinatori? Questa macchina che sta facendo? Vedi che ti stanno chiamando, vedi che ti stanno chiamando. A me? Entri in radio. Porca miseria. Sì, entri in radio e fai ripetere. Non ce l'ho la radio, non me l'è data. Non ce l'ho la radio, me l'hanno presa loro. Ripetere? In questo momento è presente in radio il carabiniere montano. No, no, non ci sono, non ce l'ho la radio, non ce l'ho. Collega, digli che non c'ho la radio, me l'hanno rubata. Ho capito. Non ce l'ho la radio. C'eri alla sparatoria della diramazione. Ma quella dei due poliziotti a terra? Sì. Sì, io ho fatto l'arresto allora, sì. No, sulla diramazione, c'eri? No. Allora il collega dice che non c'era. E allora probabilmente era durante l'arresto. Sì, allora sì. Sì, però sì, durante l'arresto. Durante sì. La diramazione lui dice no. No, no, non era, non era quello, era un Porsche. Ok, allora c'era, sì.
Dovresti avere roba sequestrata di uno dei due. No, no, ho dato tutto al poliziotto. Allora lui ha detto che ha dato tutto al poliziotto. Quale poliziotto? Il nome mo non lo so. Quelli che stavano con noi, che hanno fatto il fermo con noi sopra. Erano in quattro. A uno dei quattro gli ho dato la roba. Il nome non se lo ricorda, il poliziotto. No, il nome no. A noi. Mi sa che era il commissario, però. Mi sa commissario. Commissario di Chi polizia di stato, sì, mi sa. Lui crede fosse il commissario, però non ne è sicuro. Vabbè, dilli che sta. Di che mo sto tornando al comando, se stanno al comando. No, non sono al comando. Niente, sono staccati, vabbè. Ah, ok. Oddio. Io sono stanchissimo. Comunque no, quella macchina era il Porsche, quello che ci ha inseguito. Quella la. Lo so. Niente, infatti... non so parlare. Ma lei intenzione di venire Aveva. Pure? Aveva il pizzetto comunque il poliziotto, Ormai. Non so se può aiutare. Mamma mia, sono stanco. Ma per il momento voglio rimanere, sì, poi vediamo. Stazione? Bene, bene. Dietro. Prema il flaxon con... Ok, ora. Vai avanti. Non va. Avanti. A posto, devo sito lì. Buonanotte. Vabbè, buonanotte, collega. È stato un piacere. Appuntato, scelto, bravo. Buonanotte. Buonanotte, appuntato. Arrivederci. Allora raga, andiamoci a mettere un attimo a prendere la radio, perché ci hanno tolto pure la radio. Non c'ho più niente, sinceramente. Risalve. La caserma l'ho già fatto vedere, ragazzi. Piccolina e tranquillissima la caserma. Grazie. No, grazie pure a te. Buonanotte, Salvo. Buonanotte per chi va. Allora, fammi riposare un attimo la roba. Allora, devo posare. No, il PMM me l'hanno rubato. Vabbè, poso qui, che tanto sono le canne sequestrate. Mettiamole qua, non mi servono a me. Pure qui possiamo posare. Aspetta, questi sono... Questi sono 100, 120, perché erano i proiettili del... Cosa possiamo posare? M4 lo possiamo posare. Io me lo poso qua, poi non lo so, ragazzi. E vabbè, la torcia ce l'abbiamo, il PM... Ah no, ce l'avevo la radio, sono un coglione che non l'ho vista, vabbè. Mo ci rimettiamo un po'. Vabbè, qui si può chiudere. Sì, sì, lo mangio e bere, porca miseria, se no muoio. Beviamo, succo d'arancia. E mangiamoci qua. Sì, no, segnalo. Sì, no, solo so come funziona. Allora, il borsone posso mettere qua, la beretta la mettiamo qua, il portafoglio volendo lo posso anche mettere qua. PM12, no, PM lo possiamo trovare, il cellulare va bene qua, le manette qua, la pistola mettiamo al 3. Va bene, perfetto. Anzi, portafoglio... Facciamo uso, ci mettiamo, quanto è? 199, andrò qua. Ok, la cartella lasciamo qua, la sim lasciamo qua, la torcia qua, il telefono qua, va bene, a posto. No, il caffè lo dobbiamo prendere in questura, Il caffè lo dobbiamo prendere in questura, porca miseria, sennò... Cioè, in caserma, sennò un macello. Vabbè, ragazzi, io mi tolgo... il cappello, tolgo i guanti, raga, e noi ci becchiamo alla prossima. Ringrazio veramente tutti, ragazzi, veramente, perché è stato con me. Vi faccio salutare anche dal carabiniere Montana. È tutto, ragazzi, grazie a tutti. Ho 3 ore e mezza di live, raga, quasi 4 ore, perché io quando mi diverto e faccio RP
questo, ragazzi. Quindi un grande saluto, ragazzi. Vi auguro una buonanotte. Vi invito a trovare su Tank Roleplay. Il link potete scrivere in chat, esce il comando, oppure trovarlo sul mio ultimo video caricato su YouTube. Ragazzi, questa live verrà ricaricata tramite Premiere su YouTube, che è una sorta di live, ma in un formato video dove la gente può comunque interagire in tempo reale con il video. Quindi detto questo, grazie a tutti, ringrazio per chi si è abbonato, per chi ha dato i bit, raga, per chi si è iscritto, grazie mille per il supportazzo. E purtroppo ci sono sempre i deficienti che vengono qua e bottano la chat. Però ci sta, vabbè. Tanto ci penserà Twitch automaticamente di toglierà lui. Raga, detto questo, un mega bacio, noi ci vediamo alla prossima, domani sempre alle 21:30, sempre qui su Authentic Roleplay col Carabiniere Montana, finalmente promosso di grado. Vedi, è bello, ragazzi, iniziare da zero, che vedi, è anche una soddisfazione essere promossi. Quindi, diciamo, il carabiniere, quindi cominciamo a avanzare piano piano. Raga, detto questo, ci becchiamo domani, veramente. La caserma l'ho fatta te, bellissima tutta quanta, raga. Detto questo, mega bacio, alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.